immediatamente del ritardo che purtroppo è stato per forza maggiore e così molto brevemente introduco il relatore, un relatore che gran parte di noi conoscono, gran parte di noi hanno studiato, per noi del Centro di Studi Tomistici è un relatore molto particolare, perché indubbiamente la fondazione del nostro centro, lo studio di San Tommaso, l'approfondimento di questo pensatore è passato attraverso gli stimoli e il cammino, l'iter intellettuale del professor Fabbro. Quindi per noi, fuori di retorica, ma con una certa emozione che abbiamo ospitato il professor Fabbro tra di noi. Ringrazio inoltre il professor Fabbro per aver partecipato a questa iniziativa, per aver affrontato anche la fatica di venire qui a Modena. Fabbro è anche un autore che è centrale, ed è stato centrale indubbiamente nel Novecento filosofico. La riscoperta della metafisica tomista, l'originalissimo abbinamento tra metafisica ed esistenza, lo spogliamento della metafisica dal formalismo che la viziava, insomma tutti i debiti e tutti i contributi che noi del centro, ma indubbiamente tutto il mondo culturale e filosofico riconosce al magistero di padre Cornelio Fabbro, ci rende così molto emozionati in questa serata. Passo subito la parola, visto l'orario, al nostro relatore. Se riesco. Che non merito, comunque. Sono qua per voi questa sera, passare un'oretta scarsa, vi prometto un'oretta scarsa, non di più, perché data la stagione non bisogna esagerare, vero? Quindi, poi, seconda cosa, devo dirvi che sono venuto volentieri, Io sto a Roma, in mezzo a tutta la baraonda di due capitali, una laica e una ecclesiastica, non so, una peggiore dell'altra, comunque. Mi piace qualche volta evadere, cioè uscire da quell'ambiente, da quella costrizione soffocante delle capitali. E vi ringrazio di avermi sempre invitato voi, ma è la vostra benevolenza che ha consentito. E cominciamo subito. Dunque sentite, per me francamente, come sta anche nell'avviso, il problema del male è l'unica obiezione che sento contro l'esistenza di Dio. Per me l'unica obiezione che sorprende, che ti prende, che ti blocca, è l'esistenza del male. Noi tutti sappiamo cos'è il male. Io vi racconto un episodio della mia vita, da bambino. Mi morì una cuginetta alla quale io ero molto affezionato. Voi sapete che di solito gli uomini si affezionano delle donne e le donne degli uomini, no? E questa bimba era proprio buona, era un angelo. Quando morì io rimasi sconsolato per parecchi mesi e la mamma non sapeva come riprendermi. E da lì un pochino forse è stata la mia preparazione alla filosofia. E lì ho capito se l'uomo non si chiede, non si domanda, non ricerca qual è l'origine del male, qual è il significato del male, qual è, diremo un poco, l'economia nella storia universale del male, quell'uomo non sa cos'è vivere. Bene, questa sera non pretendete che io vi spieghi, che vi apra queste porte nere del male che accascia l'uomo fin dalle sue origini, che ti prende da piccolo e ti accompagna per tutta la vita. Però non stiamo qui a spargere tante lacrime.
insieme al male c'è anche il bene. È il fatto stesso che noi possiamo radunarci, raccoglierci e parlare del male, è un grande evento dell'esistenza umana. Primo punto, esiste il male? Alcuni dicono no. Vedete, l'idealismo, qui se c'è qualche cultura della filosofia, sa bene a cosa alludo, l'idealismo ha negato il problema del male. Dice che il problema del male, che il male, è un momento dialettico perché si presenti il bene. E allora non esiste, ma questo viene sconfessato da tutta la mente umana. Adesso non dobbiamo dire che tutta l'esistenza è male, e questo è il neoplatonismo. Tante sette gnostiche del Medioevo affermavano che il male invade tutta l'esistenza, che il male corrode l'uomo dall'inizio della sua coscienza. Non è vero, non è vero, dicono quello che vogliono, non è vero. Non dobbiamo stare sempre lì col fazzoletto a asciugarsi le lacrime. La vita ha i suoi aspetti positivi, l'umanità ha i suoi aspetti positivi, l'esistenza ha i suoi aspetti positivi, ci sono anche gli aspetti negativi, ma nessuno può pretendere di essere la positività assoluta. Riconosciamoci uomini, come dice anche Machiavelli, riconosciamoci uomini, contenti della nostra dimensione umana. Quindi, primo punto, l'esistenza del male è fuori discussione, ma il male non corrode l'essere, il male si attacca all'essere, non lo corrode, perché se lo corrodesse il male neanche esisterebbe. Difatti in certi sistemi gnostici, anche nell'idealismo italiano, io ricordo certe conferenze di Giovanni Gentile, e Giovanni Gentile negava l'esistenza del male, dice tutto si ricapitola nella apoteosi del bene, sì, apoteosi del bene. Hai mai visto? Hai mai visto una persona tua cara ammalata? Hai mai visto qualche tuo amico, eccetera? Di fronte a una creatura alla quale tu avevi legato l'affetto della tua esistenza, trovi che la creatura è stata stroncata da un'infezione, da una ferita, oppure da una disgrazia, eccetera. Che cosa senti tu? Ma non c'è il cuore di uomo che ti pulsa dentro? Quindi vedete, il problema del male non è un problema, è una realtà. Il male è la realtà. Donde Pozen, dicono i greci, è donde il male? E questo è il problema che ha affaticato l'umanità fin dall'inizio e ha attraversato tutta l'avventura dell'esistenza umana. E si può dire, in un modo dialettico, si può dire che chi non afferra il male non è in grado neanche di apprezzare il bene. Se sempre fa giorno, non c'è mai la notte, il giorno non è neanche giorno. Così vedete che il male ha una sua funzione provvidenziale. E l'avete provato certamente anche voi, perché non avete mica un cuore di sasso, l'avete provato anche voi. Di fronte al male, di fronte alla malattia di una persona cara, di fronte alla perdita di una persona cara, di fronte a ciò che sembra far crollare tutto attorno a noi, noi ci rendiamo conto della precarietà dell'esistenza umana, della limitatezza delle dimensioni del nostro essere. Anche voi giovani, sono stato giovane anch'io, sapete, ai miei tempi ero giovane, ma voi giovani avete la grande fortuna di poter ricominciare adesso, dopo tanti secoli di civiltà, di sviluppo della coscienza umana, di poter ripercorrere dall'intimo del vostro essere, diciamo nella cerchia del vostro ambiente, poter ripercorrere le possibilità umane. La coscienza umana è una possibilità di infinito. Non è un infinito positivo che abbracci tutto il bene, non
non la braccia, però è la possibilità del bene. E il mio Kegel, sapete che io ho studiato molto Kegel, il mio Kegel dice che nell'uomo la possibilità supera la realtà. È anche vero, io penso, la possibilità supera la realtà. Ciascuno di noi è, diciamo, è tutta una specie di costellazione di possibilità. Tu puoi diventare medico, puoi diventare filologo, puoi diventare fisico, puoi diventare un bravo agricoltore, avrai bisogno anche degli agricoltori, avrai bisogno, se no come possiamo avere il pane? Quindi vedete, questa rosa di possibilità umane, diciamo, suscita nella coscienza di ciascuno un interrogativo, che farò? Quale sarà la mia posizione nella vita? Certamente è un interrogativo, voi qui siete la maggior parte giovani, un interrogativo che vi impegna. Io dico, fortunati voi, sì, fortunati, però state attenti, gli spagnoli dicono, cuidados, attenzione, perché il tempo scorre e non si arresta un nulla, e la morte lì dietro ha grandi giornate, e le cose presenti e le future vi fanno guerre, e le presenti ancora. E questo è un po', diciamo, il compendio dell'esistenza umana. E vorrei appunto adesso cominciare una riflessione sul significato dell'esistenza. Noi tutti parliamo di esistenza, ci hanno parlato di esistenza ancora fin da bambini, eccetera. Ma cos'è l'esistenza? Beh, l'esistenza è il tempo che scorre nelle nostre giornate, nelle nostre settimane, nei nostri mesi, nei nostri anni, quel turbine che ci trascina nel tempo. Questa è l'esistenza, questo turbine che si affaccia al nostro orizzonte, con lampi, tuoni, con episodi catastrofici. Per fortuna noi non li prevediamo, e quando vengono li accettiamo nel loro divenire, nel loro farsi. Però resta sempre la nostra condizione umana, in der Welt sein, nell'essere nel tempo, in der Welt sein, essere nel tempo, nel mondo e nel tempo. Sapete, Sant'Agostino, nelle confessioni si domanda, ma che tempo cos'è? E dice, e se tu non me lo domandi, a me sembra di sapere cos'è il tempo, perché ci vivo dentro. Ma se me lo domandi, io mi sento smarrito e non so cos'è il tempo. Mentre giovane liceisti, io ho qualche ricordo buffo della mia vita, mi perdevo dietro queste considerazioni. Il tempo, questi giorni che si susseguono, le ore che si susseguono, le ore di scuola con tutto, diciamo, la noia che ci davano, a me davano molto noia, quante note che ci davano. Non passavano mai, e allora noi studenti, quei banchi facevamo rumore perché finisce la lezione. Non ricordate, questi sono i cattivi esempi nostri. Bene, dunque, allora così anche il nostro problema di questa sera è proprio cercare un po' di aprire, diciamo, queste finestre del tempo che toccano l'eternità. Il tempo attinge l'eternità, scende dall'eternità, sale verso l'eternità. Questa è la situazione dell'uomo. L'uomo, io come voi, l'uomo è molto orgoglioso della sua esistenza. L'uomo pensa di poter governare, amministrare, disporre del tempo che gli sta davanti. Un po' da parte lo può. Se è saggio lo può. Ma a un certo momento il tempo ci sfugge, perché il tempo ci abbraccia, ci penetra, ci sospinge, e noi non possiamo fermarlo. E veniamo trascinati dall'onda del tempo con molta più potenza, con molta, diremo, più puffola, diciamo, più, cioè, potremmo dire anche una certa carica di fuoco verso la fine. Questo è il tempo umano. Il tempo umano non è il tempo semplicemente degli orologi.
Il tempo umano è il tempo delle finalità umane, delle aspirazioni umane, delle angosce umane, è il tempo delle speranze umane. Ed è quel certo fuoco che ci sta dentro, ci rode, ci spinge e cerca un pochino di conquistarsi e di distruggersi. Questo è il tempo. Voi siete giovani, intelligenti, avete anche sentimento. Avete mai provato di fronte a una persona cara che vi è stata trascinata via? Avete mai provato la caducità esistenziale del tempo? E il tempo delle orologi è una certa cosa che conosciamo, è un tempo meccanico. E il tempo dell'esistenza è un tempo spirituale. È un tempo che si segna dentro, di anno in anno, di epoca in epoca, di stagione in stagione. È il tempo della nostra famiglia, è il tempo della nostra educazione, e voi giovani, il tempo dei vostri amori, doverosi, leciti, ai quali dovete soddisfare. Cioè tutta quella, diremo, quella specie di girandola, nella quale ci troviamo travolti come nella malabugia dell'inferno di Dante. Speriamo che poi, io lo auguro a ciascuno di voi, che sia una girandola che si alza, si eleva e vi soddisfi. Primo punto, allora, essere nel tempo. Essere nel tempo. C'è tempo e tempo. C'è tempo fisico, cosmologico, c'è tempo psicologico, c'è tempo teologico, possiamo chiamarlo anche trascendentale. Il tempo fisico, ecco qua, oggi siamo giugno, 27 di giugno, ancora maggio, bene, bene, ancora maggio. Io ricordo da giovane, c'era una bella canzone, torni per maggio, e ricordo cancello del tempo triste, che un giorno fu, eccetera, si cantava questa canzone di maggio, bene. E maggio anche frutto, è un tempo speciale durante l'anno, è il tempo dei profumi, dei fiori, di ciò che la natura ci affascina, ci attira. E il maggio è giovane, la vostra vita, voi siete il maggio dell'esistenza umana. Io sarò l'ottobre, il novembre, speriamo che non sia quello di dicembre, eh? Quindi questa è un po' la cadenza dell'esistenza. Niente, questo è il primo punto, dicevamo un po', di prospettare questo enigma dell'esistenza. Dico, enigma, con tanto problema. Il problema è qualcosa di che si risolve, l'enigma non si risolve. L'enigma della mitologia greca non si risolveva. E l'enigma nostra, almeno fin quando siamo qui nella sfera dell'esistenza quotidiana, non si risolve. Siamo trascinati avanti così, di giorno in giorno, di stagione in stagione, di esame in esame, e poi tutto ci si affaccia ancora con i punti interrogativi. Questo, diciamo, è un po' la riflessione iniziale che vi propongo. E il senso di questa riflessione iniziale è che questo enigma, questa incertezza dell'esistenza, questa oscillazione perpetua dell'esistenza, chi sarà domani? Chi sarà con quella persona? Ho indovinato a prendere quella donna? Ho indovinato a prendere quell'uomo? Ho indovinato a prendere quella professione? E chi lo sa? E chi lo sa? Vedete, la filosofia è scorbutica, la filosofia ci attira su questi interrogativi, cioè ci fa riflettere sulla precarietà dell'esistenza dell'uomo. L'uomo è nel mondo, in der Welt sein, dice Heidegger, l'uomo è nel mondo, ma cosa siamo noi nel mondo? Siamo un pulviscolo. No, no, noi siamo più del mondo. Il nostro spirito rivendica la nostra dignità immortale. Sì, ma te la pesca. E cosa si ridusse questa dignità immortale? Basta un'infezione, basta
scivolare, battere la testa per terra, anche poco tempo fa. Io ho visto una disgrazia del genere e guardate che mi fa molto riflettere. È uno dei compiti, forse il compito primario della filosofia, è di avvertire la contingenza dell'esistenza umana. Non c'è professione, non c'è qualità, non c'è ricchezza, non c'è posizione sociale che vi dia la garanzia del vostro esistere. Siamo tutti librati tra l'essere e il nulla. Noi non riusciamo a comprendere il nulla. Del nulla non c'è un concetto. Del nulla c'è paura. Del nulla c'è orrore. Non c'è un concetto. Perché il nulla nega l'essere, negando l'essere, nega l'intelligibilità. Guardate che paradosso, che paradosso. Il nulla non ha un concetto perché il nulla è fuori dell'essere, d'accordo? Eppure non c'è realtà, non c'è situazione, non c'è contingenza che si abbracci dato, che ci metta le mani alla gola, che ci stringa il cuore, come l'imminenza del nulla. Vi ricordo un episodio, scusate se qualche volta ricorro a queste divagazioni esistenziali, no? Ricordo un episodio nella mia fanciullezza, durante la prima guerra mondiale. Durante il mese, credo di giugno del 1918, quindi verso la fine della prima guerra mondiale, ci fu sopra il mio paesetto una battaglia aerea fra un aeroplano italiano e un austriaco. A un certo momento noi vediamo che un aereo colpito si precipitava giù. Noi bambini, stupidi come al solito, noi bambini ci mettiamo di corsa per andare a vedere. Per fortuna mi ha preso mia madre, mi ha dato due scappellotti e mi ha mandato a andare. Era pericoloso perché se scoppiava l'apparecchio, per manco te. Poi abbiamo visto l'apparecchio. Io ricordo l'impressione. Io ho preso un povero ragazzino, a vedere il pilota. Una riga di sangue così dall'orecchio, morto stecchito lì. E mi ha fatto tanta impressione. Dicono, se la morte è questa, com'è brutta la morte, com'è brutta. E queste persone esistenziali mi hanno segnato per tutta la vita. Quindi la nostra educazione spirituale, la nostra educazione personale passa attraverso l'esperienza. Lasciate stare i concetti, non c'è un concetto della morte, c'è un'esperienza, ma noi non abbiamo fatto l'esperienza della morte, grazie a Dio ancora non l'abbiamo fatta. Eppure, vedendo qualcuno dei nostri cari, qualcuno dei nostri amici, dei compagni di scuola, eccetera, è un'impressione che vi colpisce dentro e non vi lascia più. Queste sono le esperienze esistenziali fondamentali, la nascita e la morte, il principio e la fine, la verità e l'errore, la virtù e il vizio. Attraverso questi opposti si scatenano le scintille del senso dell'uomo. Detto questo, io vorrei un pochino adesso prospettarvi l'essere dell'uomo come rischio, come pericolo, come impegno di audacia. E gli esistenzialisti dicono come impegno di fedeltà all'essere. Ma a me queste frasi un po' solenni, roboanti della filosofia, purtroppo è il mio mestiere la filosofia, ma queste frasi roboanti non mi hanno mai convinto. Mai convinto, cioè la pretesa di poter capire l'essere di ciascuno di noi riferendolo a un universale, riferendolo, come dice il mio critico,
riferendolo alla storia dell'umanità. L'umanità vada per suo conto, ma l'esistenza è mia personale, è mia individuale, è mia inderogabile, è mia incomunicabile. Per qualunque sforzo voi facciate, se siete amici, se siete fidanzati, se siete sposati, eccetera, per qualunque sforzo voi facciate di comunicare la situazione intima della vostra personalità, non riuscirete mai. Se qualche cosa nell'essere ciascuno di noi, c'è qui qualcosa che ci qualifica dall'interno, che è intrinsecamente incomunicabile e che è un segreto fra me e me, fra l'io di ciascuno di noi. Vi sfido a dire il contrario. Anche voi, chissà quante volte, sia pure della vostra fiorente giovinezza che ho davanti, chissà quante volte vi siete sforzati di comunicarvi. Pensate che la persona che è in dialogo con voi avesse capito, ma poi avete capito che non vi ha capito. E questo è un po' l'enigma dell'esistenza umana, è un po' l'originalità della spiritualità. È in virtù della spiritualità della coscienza umana di ciascuno di noi che quell'intimo nucleo, diremo quella specie di fontana eterna che scaturisce dal nostro io, rimane solo per noi. Io ho cercato nella mia lunga vita, ho cercato un po' di parlare con la gente sposata, perché io esperienze non ce l'avevo. Ho cercato di parlare con la gente sposata, ma lei, dico signore, lei è amico mio, quando parla con sua moglie, riesce proprio a comunicare sul serio? E mi dicono di sì, ma fino a che livello? Ma quando scaviamo un po' del fondo dei problemi, ammettono anche sì che il fondo intimo dell'io, ciò che ci caratterizza, ciò che ci dà fisonomia interiore, non è comunicabile. Rimane un segreto per ciascuno di noi. Può darsi che i giovani abbiano, io ve l'auguro, può darsi che i giovani abbiano una concezione più ottimista, più trasparente, diremo più festevole dell'avventura della vita. Ma poi avanzando, affrontando i grandi problemi dell'essere, affrontando i grandi problemi del vero e del falso, del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, ci si accorge che entriamo come un tunnel, in un tunnel che non ha via di uscita. E allora, come salvarsi, diciamo, questo smarrimento radicale dell'io profondo, come salvarsi, è qui il problema sul quale cercherò di orientarvi come posso in questa sera. Allora, secondo punto, qual è il significato dell'essere dell'uomo? Direte, ma padre, lei ormai ha i suoi anni e ancora non sa che è l'uomo. Io mi consolo nel fatto che il grande Kant, avete sentito nominare Kant, è vero? Il grande Kant, ormai vecchio, scrivendo uno dei suoi ultimi scritti, in un certo momento fa una serie di domande e finisce con la domanda: Was ist der Mensch? Tedesco facile, ma ve lo spiego subito. Was ist? Cos'è l'uomo? Guardate, quando voi siete giovani, dormite bene, ma se vi prende l'insonnia, provate a pensare: ma cos'è l'uomo? Qual è l'essere dell'uomo? Qual è il significato dell'uomo? E fate un po' un panorama delle vostre esperienze, delle persone che avete conosciute, dei problemi che avete incontrato. Fate un po' un panorama. Però non fate troppo sul serio, perché se no
mi toglie il sonno, eh? Ma c'è qualche cosa che noi desideriamo di sapere dell'uomo, di sapere del senso dell'uomo, delle dimensioni della coscienza dell'uomo, che si attira, attira, si attrae, si spinge continuamente e poi ci blocca. Chi vi parla? Non è più giovane. Chi vi parla ha studiato molto nella sua vita, ha letto molti filosofi, teologi, poeti, eccetera. Eppure io vi confesso, adesso mi sento più povero che all'inizio di questo lunghissimo viaggio. L'uomo è un enigma che si allunga nel tempo, si carica nel tempo e ci attira, è una specie di sfinge. E non riesco a vedermi questa sera, ma l'uomo è un mistero per l'uomo, e dicendo un mistero, si dice una cosa senza senso, perché il mistero non ha senso, il mistero è senza senso. Invece l'uomo è una pienezza di problemi, ma non una pienezza come una totalità di problemi, ma una pienezza come una profondità che non finisce mai. Questo è l'essere dell'uomo, questa appunto è la prima riflessione. La seconda riflessione è che la chiave di interpretazione di questo enigma, di questo mistero, eccetera, è la libertà. E qui mi tranquillizzo, perché sono convinto che ciascuno di voi sa cos'è la libertà. L'ha sempre praticata, fin da bambina. Si può dire, se c'è una coscienza che affiora subito nella coscienza, diciamo, nella mente dell'uomo, è la coscienza della libertà. E ricordo, sono stato capellano anche di istituti di bambini, di bambine, eh? E ricordo una bambina, venne rimproverata aspramente da una suora, e questa bimba si mise lì tutta seria, poi alzò la fronte e disse, eppure non è vero, ma la sua padre. Pure dice, non è vero. Vedete, in questa creatura, che ancora era l'alba della vita, c'è stata l'erazione profonda dell'io profondo, cioè della libertà radicale. E ho trovato una conferma delle mie riflessioni sulla libertà. Questa è la seconda riflessione. Ma cos'è la libertà? Di libertà l'uomo parla fin dall'inizio del genere umano. L'uomo ha cercato, ha parlato, ha riflettuto tutte le epoche della storia. E si può dire che le epoche della storia sono le tappe della libertà dell'uomo. Tutte le guerre, tutte le contestazioni, diciamo, tutte quelle che sono le vicende della storia umana girano attorno alla libertà. Guerre di conquista, guerre di religione, guerre ideologie, sono tutte guerre per la libertà. Ma cos'è la libertà? Vedete, possiamo dire delle libertà come dei problemi più profondi dello spirito umano. Come dice Sant'Agostino anche del tempo, dice, se tu non mi domandi cos'è il tempo, mi sembra di sapere cos'è il tempo, ma se tu mi domandi cos'è il tempo, io non riesco più a spiegartelo. Così più o meno la libertà. La libertà è il tema più affascinante della riflessione umana, perché è il più importante dell'esistenza umana. È il più affascinante. Tutti noi abbiamo praticato la libertà. Appena la nostra coscienza è in grado di disporre di se stessa, e questo disporre di se stessa è esercizio di libertà. Quindi, se c'è qualche cosa di ovvio, di evidente, di vissuto, diciamo, di immanente alla nostra coscienza, è la coscienza della libertà. Ma il concetto di libertà è un concetto che non ha bisogno di tanti corsi di filosofia.
alimentare la capacità di disporre di se stessi, la capacità di scegliere tra gli opposti, tra essere e non essere, bene e male, giusto e ingiusto, bello e brutto, cioè la facoltà di scegliere fra le qualità dell'essere. Questa è la libertà. Detto questo, rimane tutto il problema della libertà. Non solo il problema di capire la libertà, che questo forse non è un problema, il problema è di vivere la libertà, di attuare la libertà, di inoltrarsi in quel tunnel che porta all'infinito del vero e del falso, del bene e del male, della gioia e della disperazione, che sono gli interrogativi dell'essere umano. Questo è difficile. E questo è tutto lo scopo dell'esistenza umana. E questa è la seconda riflessione. La terza, che dovrebbe essere conclusiva, la libertà è un oggetto o un atto? Beh, in filosofia tutto è oggetto, anche la libertà diventa un oggetto della filosofia. E si può dire che la filosofia, fin dagli inizi, con Parmenide, poi nell'epoca classica, patristica, medievale, nell'epoca moderna, a partire da Kant soprattutto, la libertà diventa un problema sempre aperto e sempre chiuso. Sempre aperto, perché per definizione la libertà è aperta, perché se fosse chiusa non sarebbe libertà. Se io trovo la porta chiusa, non posso entrare. Quindi la libertà è qualcosa, è un'apertura che apre se stessa all'infinito. E questo lo prova ciascuno di voi. Prova ciascuno di voi. Mi ricordo spesso, perché la mia scuola di filosofia è stata un orfanotrofio con le bambine. E facevo i discorsi così, e mi dicevano che ero fumato a parlare di queste cose con le bambine. No, provateci. Se qui qualcuno ha avuto familiarità con queste creature, dove non c'è velo che impedisca l'affiorare della luce e della verità, troverà che nei bambini, nelle bambine, fino a 10 anni, dopo i 10 anni comincia dopo, andare fuori di strada, ma fino a 10 anni hanno una specie di penetrazione per trasparenza del vero, del falso, del bene e del male. Proverete, se quando sarete genitori e avete queste creature, lasciatele manifestare, e lì potrete avvertire in un modo meraviglioso, avvertire la spontaneità infinita dello spirito umano, dei bambini, quando sono contaminati da un'educazione, diciamo, costrittiva. E questa è una delle meraviglie della nostra riflessione filosofica, che possiamo con pazienza ripercorrere all'inverso le tappe della nostra formazione spirituale. Terza osservazione. Allora, come si realizza la libertà? Facilissimo dirlo, è difficile spiegarlo. Io prima ve lo dico, poi cercherò di spiegarlo. Come si realizza la libertà? La libertà si realizza liberamente, cioè esercitandola, facendo le scelte nella vita quotidiana, facendo le scelte, la scelta esistenziale radicale. E forse questo termine esige un po' di spiegazione. Noi facciamo tante scelte, in una giornata abbiamo tante occasioni nella vita quotidiana, domestica, nella vita della cultura, nell'avvicinare colleghi, siamo sempre un po', diciamo, sul filo del contatto con l'essere nella sua presenza. E questo è appunto la vita della libertà. Ma c'è una doppia vita della libertà, o forse un doppio aspetto, un doppio livello,
c'è una libertà di esercizio quotidiano, che bon gré, mal gré, tutti siamo chiamati a fare. Chi è il professore deve prepararsi alla lezione, chi è il padre di famiglia deve orientarsi sull'economia della famiglia, eccetera. Chi è padre, chi è madre, chi è prete, chi è frate, eccetera. Cioè questo orizzonte si viene stagliando dentro una dimensione fondamentale che ciascuno di noi ha scelto all'inizio e che a me piace chiamare la scelta radicale. All'inizio della nostra attività, quando la nostra ragione ormai è in grado di dominarsi, di regolarsi, eccetera, e al fondo, all'inizio, c'è una decisione, cosiddetta una scelta radicale. Noi facciamo tante scelte tutti i giorni, anche il sottoscritto in questi giorni ha fatto le scelte, le mantiose, ha fatto le scelte, sono qui davanti a voi. È per colpa vostra, è per colpa mia. Due colpe felici, andiamo avanti. È vero? In questo oscillare, in questo perpetuo oscillare della coscienza, c'è il dramma della libertà. Quindi vi dicevo, la libertà radicale. La libertà radicale è il primo passo della verità e della libertà. Perché la libertà radicale è quella scelta che condiziona le altre scelte, è quella scelta che illumina le altre scelte, è quella scelta che vivifica le altre scelte. Che scelta hai fatto? Farò l'ingegnere. Che scelta hai fatto? Voglio diventare filosofo, povero disgraziato. Beh, comunque, la scelta è quella. Che scelta hai fatto? Voglio diventare militare, generale, colonnello, eccetera. E insomma ciascuno di voi a un certo momento fa la sua scelta personale e questa scelta personale individua spiritualmente, intendendo spiritualmente in senso largo, individua spiritualmente l'essere di ciascuno di voi. Chi ha scelto l'ingegneria diventa un pensiero ingenerante, capito? Chi ha scelto la filosofia diventa un pensiero filosofante e avanti esemplare. Ma cercate un tantino di scoprire la semplicità della vostra coscienza. Non caricatela di troppe dimensioni, non caricatela di troppe aspirazioni. Occorre un'aspirazione radicale, fondamentale, diciamo individuante, il fondo della nostra coscienza, e questa scelta illumina tutta la nostra vita, dirige tutta la nostra vita. L'importante è appunto questo primo passo della scelta radicale. Poi c'è l'esito dell'esistenza, quello che gli antichi chiamavano il destino, la moira, quello che anche oggi si chiama il destino. Cosa sarà della mia vita? Cosa compilerò? Sposo o non sposo? Avete la foglia del trifoglio, no? Sposo, non sposo. Sposo quella, sposo questa. E la nostra vita oscilla, non dico fra gli opposti, ma i contrari. Tra gli opposti una cosa è abbastanza facile, perché fare da fare si può risolvere subito, ma fare questo o quello, prendere questa o quella, fare questa carriera e ingegneria, oppure, non so, per carità, no, scegliete filosofia, insomma, e poi quale ingegneria? Ingegneria nautica, ingegneria, insomma, sono tanti tipi di ingegneria. E vede, questa oscillazione perpetua della coscienza ci rivela la natura profonda del nostro io. Il quale io, è una riflessione che mi piace farvi questa sera, il quale io non è una tabula rasa, come voleva Aristotele. E qua, lì è scritto
El tenor de Uden de Capulet. Non so, però, va bene. No, no. C'è già inizialmente nella coscienza di ciascuno di noi una spinta originaria che ci indirizza verso certe mete e non verso certe altre. E questa, diremo, è la decisione esistenziale. Fatta la decisione esistenziale, voglio studiare, voglio lavorare, voglio studiare questo tipo di disciplina, voglio lavorare in questo tipo di industria, eccetera. Poi la vita prende il suo cammino. Voi lo state iniziando in questi anni. Non dovete, a me sembra, non dovete farne un dramma. Farne un dramma. L'uomo ha un fondo di positività notevole e già ciascuno di noi ha una specie di fisonomia, dico un parolone un po' grosso, una specie di fisonomia trascendentale, cioè ha un indirizzo che corrisponde alle sue possibilità. Bene, orientatevi bene in questo indirizzo e camminate avanti amando la vostra libertà. La libertà si può esercitare amandola, come l'amore si può esercitare amando. Non si può comandare l'amore, non si può imporre l'amore. L'amore o c'è o non c'è. E così anche questa, diremo, questa autodefinizione trascendentale della propria coscienza. Questo è il secondo punto. Ciascuno di noi.